Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo vlog del canale. Io sono Giuliano e finalmente torniamo a fare qualche lavorazione con l'8R. Infatti, oggi abbiamo attaccato l'erpice rotante. Sì, volevate voi, c'è un po' di distanza dell'erpice rotante. Infatti, c'è un attrezzo che richiede molti, ma molti più cavalli, almeno 4.000 cavalli. Lui è sotto torchio, ne ha solo 300. Comunque, sto scherzando, ragazzi. Vedremo adesso, fra poco nel video, andiamo in campo e vi spiego tutte le caratteristiche di questa pompa. Ma prima facciamo un po' come le nostre vecchie abitudini, ovvero il controllo dell'olio, che ovviamente faccio solo per il video, per farvi vedere, ragazzi. No, sto scherzando. Il controllo dell'olio, ragazzi, va sempre fatto, almeno. Non è obbligatorio, ragazzi. Però è sempre una buona pratica che se nell'ultima lavorazione che avete fatto è successo qualcosa, almeno potete vedere che tutto sia a posto. Ok, livello perfetto. Comunque, per chi dicesse: "Ah, ma perché avviti il tappo? Ah, ma sei stupido, perché avviti il tappo per guardare l'olio?" C'è scritto "Ticking to check", ok? Fantastica pronuncia in inglese, mamma mia, 10 lode. Comunque, avvitiamo bene che non entri l'acqua. Bene, possiamo partire. Ok. Ragazzi, anche oggi non mi faccio vedere in faccia perché con questo coronavirus sono inguardabile. Dall'insalata che avevo in testa sono diventato una cipolla, mi sono fatto un codino centrale e quindi vi beccherete magari qualche riflesso con una capigliatura abbastanza particolare. Allora, abbiamo impegnato tre distributori, anzi quattro col sollevamento. Uno appunto è per il sollevamento, ma qua si vede molto poco. Uno è per il terzo punto. Ok, si tira su quasi tutto, il sollevatore si tira su tutto. Uno è per comandare l'arrotolatore, che qua si vede poco, ma comunque ragazzi dopo ve lo faccio vedere meglio. Taratura della trasmissione, meglio che la faccia, che non si distrugga il cambio. Le ultime parole famose, devo star zitto perché anche con il rotolone non è andato a finire bene da quando ho fatto il video. Ok, lo mettiamo in auto, 20 gradi, qua raddrizziamo la coda e dopo vi spiego tutti i comandi perché ragazzi è al buio e non si vedrebbe praticamente niente. Scusate i mezzi in giro e il disordine generale, ma l'ultimo che ha giocato questa partita di Farming Simulator si è dimenticato i mezzi in giro e forse anche accesi, li sono dovuto andare a spegnere prima. sto scherzando ovviamente, però tanti lavori in corso e di conseguenza attacca, stacca l'attrezzo, parti, vai, stendi il rotolone, dai una mano qui, porta le assi per regolare i livelli dell'acqua di qua, di là, sacconi per tappare i buchi nei fossi, insomma ragazzi, un casino. Allora, ci mettiamo qua e così inneschiamo. Ovviamente ragazzi, questo video punterò sul farvi vedere bene l'attrezzo, su spiegarvi come funziona, raccontarvi un po' di cose perché di per sé la lavorazione non è, come si può dire, non è complicatissima, è facile da capire. Ok, inneschiamo. È già quasi piena, quindi non dovrebbe servire tanta acqua. Ok, perfetto, a posto. Quando esce di sotto, si potrebbe anche innescare in campagna tramite questa pompa manuale. Ma ragazzi, a parte il tempo che ci si impiega per riempire tutta questa tratta di tubo, dalla girante per tutto il tubo, là in fondo c'è una chiusura. Oltretutto, la membrana è sempre rotta, si rompe veramente dopo pochissimo tempo. La fatica che bisogna fare è il tempo che ci si impiega e con il rischio che neanche funzioni. Di conseguenza, meglio di questo non si può. Ecco ragazzi, ve lo faccio vedere bene. Questo qua è il sollevatore. Sul distributore 1 è il terzo punto. Sul distributore 2, adesso non so se si veda, ma ho il larotolatore del cavo del pescante. E sul 3, adesso lo faccio piano, vedete che posso girare a sinistra e a destra la coda. È molto scattosa e c'è da stare attenti. Durante il viaggio vi spiego il perché mi tocca utilizzare questo trattore, ahimè, per questa pompa, perché io non vorrei utilizzarlo questo trattore. Perché uno si bagna con dell'acqua sporca, carica di calcare e veramente la carrozzeria, io che ci tengo, diventa veramente
un disastro. Qua abbiamo quasi la lunghezza di un carro, no, sto scherzando. Secondo, mi dispiace perché mi tocca per forza utilizzare il motore al massimo dei giri, perché non ha nessuna modalità questo trattore di PTO eco, 1000 giri a bassi giri motore, 1000 giri di presa di forza a bassi giri motore. Bisogna, per arrivare a 1000 giri di presa di forza, devo metterlo al massimo di giri, e questo mi dà parecchio fastidio. E poverino, cioè, per una lavorazione del genere è veramente non sprecato. Però avere un bel 150 cavalli, un bel 6R, non so, un bel Fendino, qualcosa del genere, sarebbe molto molto più bello e rapportato. Allora, qua sicuramente non abbiamo problemi di ingombro di uscita, dobbiamo solo stare attenti a non dare qualche sberla col pescante a qualcuno. Dai, vabbè che non c'erano neanche tante macchine, ragazzi, con tutto quello che sta succedendo. Becchi qualcuno illegalmente a piedi, però ormai, oh ragazzi, io non commento queste cose su questo canale. Porto informazioni, qualche informazione, porto intrattenimento, di conseguenza non commento. Allora, in definitiva, prima che arrivino commenti, perché ragazzi, fare una domanda è sempre lecito. Cioè, se uno mi viene a chiedere nei commenti: Giuliano, ma perché usi questo trattore per questa pompa? Allora, perché utilizzo questo trattore per questa pompa, per questa lavorazione? Perché ragazzi, questa pompa, con la portata che ha, col boccaglio che ha, con la dimensione di girante, è rapportata per un 150 cavalli. Infatti anticamente, 30 anni fa circa, veniva utilizzata con il Landini 14.500, trattore da 150 cavalli circa, ed era una copiata perfetta. Cos'è successo dopo? Ho venduto il 14.500 Landini, non mi serviva più una macchina da 150 cavalli, mi serviva solo una macchina ad alta potenza e altre piccole macchine per fare concimazioni e diserbi, e di conseguenza mi è rimasta questa pompa. E quindi è facile da capire, prima col 926, adesso con questo 8R, mi tocca utilizzarlo con mezzi di alta potenza, perché se lo utilizzo col 65 o 75 cavalli Landini non riesce neanche a farla girare, o fa praticamente la pipì da tanta pressione che ha. Se lo utilizzo con questo ho fin troppi cavalli, però è l'unico modo per poterlo utilizzare. Quindi ragazzi, per favore, no ignorantoni sotto, perché ripeto, rispondere a questa domanda in maniera cortese e garbata è lecito, appunto, chiedermelo, e chiuso il discorso. Ma è uno che mi viene a dare dello stupido, dell'ignorante o dello sprecone perché utilizzo questa macchina con questa pompa senza saper niente, per favore, anche no, non fatelo. Vabbè che arriverà sicuramente qualcuno a farlo, ma o mi diverto a rispondergli a queste persone che veramente non capiscono niente, passatemi proprio il termine, oppure andrò semplicemente a eliminare i commenti, perché ragazzi veramente sono patetici. E anche sono patetici questi fantastici rami che mi rigano gli specchietti, mamma mia. Comunque avete capito, la pompa è per un 150 cavalli, non ho più 150 cavalli, non posso utilizzare un trattore sotto i 150 cavalli, devo per forza utilizzarne uno sopra i 150 cavalli. È uno spreco? È un problema? Consumo troppo? È uno spreco di gasolio? Assolutamente no, ragazzi. Il 14.500 con Landini di quell'epoca consumava 30 litri ora in questa lavorazione. Con questo ne consumo 12. 12, ragazzi, 12. Grazie alla gestione elettronica, grazie alle novità, grazie ai risparmi di consumi. Vedo anche tanti che dicono: ah, ma l'8R mangia un sacco. Boh, veramente. O che i competitor mangiano 3 litri ora per fare questa lavorazione. Ma veramente non so che dire. Io sicuramente non l'ho trovato una macchina che consuma tanto per quello che fa. Perché ragazzi, ovvio che in aratura consuma 40 litri ora, è grazie al cavolo. Però cosa ti muove? A che profondità sta andando? Che metratura sta facendo? Ragazzi, bisogna anche rapportare il gasolio con il lavoro che fa la macchina. Comunque siamo quasi arrivati. Qua è tutto irrigato. Oh, vedete, un getto là e un getto là in fondo. Ovviamente non sono tutti e due i miei, quei rotoloni lì, anzi nessuno dei due è mio, perché il mio rotolone si è rotto, ma adesso vi spiego. Sono due rotoloni di un terzista che ho chiamato per finire. Dai. Comunque ragazzi, questa è la coppiata del video più visualizzato del canale, che vi lascio in alto a destra.
ha raggiunto il 1.000.000 e passa di visualizzazioni, veramente una roba incredibile. E dopo vi spiego anche il perché di quel video, che molti non l'hanno capito. Il video si chiama Svuotamento cava con pompa Rovatti, però non hanno capito il perché dello svuotamento e adesso ve lo spiego. Perché, mamma mia, con questa lavorazione devo stare 40 minuti in ogni postazione, ce n'è da parlare. Probabilmente, ragazzi, cosa vado a fare? Non vado a irrigare il terreno, vado a coprire quei punti dove il rotolone non arriva. Cioè, capite che non posso annaffiare il rotolone, e oltretutto anche se facessi di girare il getto del rotolone a 360 gradi, gli angoli non vengono, gli angoli dell'inizio del campo, della postazione del rotolone, tipo quello e quello là, in questo caso il rotolone è qui, il rotolone lo posiziono qua solitamente, capite che anche se facessi di girare il getto verso il rotolone, e gli angoli non vengono fatti, e con questa pompa vado a fare tutte queste testate. Ok, qua dovrei arrivarci senza problemi. Allora, giù il sollevatore, si allunga il terzo punto, praticamente in questo caso è già immersa, però noi ok, facciamo così. Ragazzi, è abbastanza scattoso quel pistoncino lì. E abbassiamo il pescante con la rotolatore. Ok, qua dovrebbe essere a posto. Adesso andiamo giù a regolarla e vi spiego anche un po' la pompa. Pompa Rovatti da 3500 litri minuto, boccaglia del getto da 40 mm con rotazione meccanica che adesso vi spiego. Potenza richiesta circa 150 cavalli per avere la massima portata. Ovviamente, ragazzi, voi dite, ma io mi prendo una pompa più piccola, lo faccio con 60 cavalli. Sì, ma quanto ci impiegate in più al posto di stare in una postazione da 180 gradi per 30-40 minuti? Ci dovete rimanere un'ora. Comunque, per regolarla, come si fa? Ci sono? Io, ragazzi, voglio farvi vedere bene i dettagli, perché se vi spiego le cose e indico a caso senza spiegarvi bene le cose, senza farvi vedere, è inutile che le dica, piuttosto ne le dico. Quindi vi faccio vedere bene, dato che siamo qua. Allora, vedete che questi qua sono, si chiamano prigionieri o anche banalmente fermi. Qua c'è una levettina, vedete, che ruota. Con questi, facendoli ruotare così, bisogna farli ruotare in una corsia, vedete, per regolare il getto. Come funzionano? Una volta scelta la posizione desiderata, si bloccano, questa levettina andrà imbattuta, vedete che si muove il getto, così, fino a quando, avete visto, cambia il senso di rotazione. Guardando la pompa così, il fermo di sinistra controlla la parte destra, diciamo così, il fermo di destra controlla la parte sinistra, quindi questo si regola il getto così, ok? Molto banalmente, ve la faccio in parole molto povere. Con questo fermo da questa parte, che è uguale il funzionamento, si regola questa parte qui, ok? Quindi è invertito. Se accendete la pompa così, perdete il trattore, perché, ragazzi, buca tutto, si rompe tutto, si spaccano i vetri, non so cosa possa succedere. E oltretutto, quando si è sopra, bisogna stare attenti che se si fanno degli angoli molto vicino alla cabina, bisogna stare attenti che non si rompa qualcosa, qualche fermo, che va a spaccare letteralmente la cabina. Ecco, per farvi capire meglio, adesso ce n'è uno a destra e uno a sinistra, penso si veda. Questa leva messa così, gira, 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 e scatta quando va imbattuta su questo, mentre il getto è orientato a destra. Quando scatta, torna indietro appunto verso sinistra, e con la leva girata in questo senso va imbattuta su questo, si ferma e gira dall'altra parte, e così via. Comunque, appunto, basta fissarli questi due e il gioco è fatto. Basta prendersi un attimo la mano. Adesso ho fatto già una prova per vedere se tutto era a posto. Allora, come funziona il getto e perché questo getto è diverso, diciamo, è un'altra tipologia di getto, non è quello che è montato sui rotoloni col battento, comunque molto banalmente per farvi capire, come quello che è montato sui gettini dal giardino, che ha il battente sotto e si muove grazie a quello. Cosa cambia in questo? Che il movimento è meccanico. Questo getto più piccolo sotto, oltre ad aiutare l'irrigazione sulla breve distanza, aziona anche questa rotella. Questa rotella, appunto, ha una coppia conica, o comunque ha degli ingranaggi con una trasmissione che è intubata qua dentro, arriva fino a qua dentro, e qua c'è un altro albero che si muove su una corona e fa muovere il getto.
Questo qua, appunto questa leva qui che va imbattuta sui due prigionieri, è un cambio sostanzialmente. Appunto l'alberino esce sotto per la corona del movimento, ma esce anche da questa parte e dà moto a questo eccentrico, appunto. Vedete, su questo eccentrico è posizionata questa vite che grazie all'eccentrico si muove così, potete vedere. E cosa fa questa vite? Rompe il getto in modo tale da irrigare anche sotto, quindi diciamo che questo getto è fatto apposta per le capezzagne, o come dico io, le testate del campo. Fine, nulla di più semplice, si può andare a irrigare e star fermi 40 minuti, perché appunto bisogna fare un raggio di più di 180 gradi. Ok, acceleratore al massimo, presa di forza, e appunto il getto parte. Mi metto così per farvelo vedere in tutta la sua metratura, circa 70 metri di getto, con un boccaglio da 40, capite che è abbastanza, è un bel po' d'acqua. Appunto lì è scattato, adesso la leva è messa in questa posizione, arriverà sull'altro appunto fermo e scatterà così e tornerà indietro. Solitamente metto della buona musica attaccata al mio cavetto AUX, tutti i brani provenienti dalla mia playlist Giuliano Selection, che si trova su Spotify. Per chi è interessato vi lascio il link in descrizione, che se magari volete ascoltare quello che ascolto anch'io potete farlo. Non posso farlo su YouTube perché purtroppo mi demonetizzano il video, la triste storia di YouTube. Però a tal proposito, dato che siamo fermi quest'estate, che sicuramente non pioverà e quindi ci sarà sicuramente da utilizzare ancora la pompa, si potrei mettere una telecamera lì e fare dei video risposta, quelli che vengono chiamati FAQ, F-A-Q, Frequently Asked Question. E il mio fantastico inglese è veramente fluentissimo. Vabbè, sto scherzando ragazzi, si potrebbero fare dei video così, perché tanto non devo essere impegnato a guardare più di tanto, posso mettere una telecamera lì, rispondere, oppure addirittura delle live su Instagram mettendo lì il telefono o qua. Non lo so, verrebbe, secondo me viene una cosa parecchio interessante, quindi fatemi sapere se vi piace l'idea. E niente, dai, mi sembra una bella idea, si può fare tutto, fatemi sapere anche la vostra. E secondo me è il video ideale per poter fare una cosa del genere, perché in campo già andare con l'estirpatore così è, diciamo, più impegnativo. Ecco, adesso qua ha girato. Ecco, vedete ragazzi, ha girato un attimo anche il vento e il trattore si riempie d'acqua, è una cosa che veramente non sopporto, acqua di fosso sul trattore, vabbè. Comunque vi racconto l'ultima storia e dopo vi metto magari qualche ripresa, non so adesso dove vedere, e ci vediamo poi con le conclusioni. Magari vado a fare anche una ripresa da fuori, così andiamo a vedere il getto, secondo me è degno di essere mostrato. Cos'è successo al mio rotolone che ho manutenuto nello scorso video? Infatti tutti si stavano aspettando per questa settimana il video dell'utilizzo del rotolone in campo. Però purtroppo ho fatto la manutenzione, è funzionato per circa 15-20 ore. E dopo ho cominciato a dare due problemi. Uno, il premistoppa dell'albero della pompa, l'albero che collega il motore alla pompa, ha cominciato a perdere acqua. La corda grassa si è distrutta e ha cominciato a perdere acqua da lì, e di conseguenza non si può andare avanti con una perdita del genere, perché si fa il lago sotto il rotolone e nonostante lo stradone, nonostante l'erba, tirarlo fuori diventa difficile. Più ovviamente lo spreco d'acqua e tutta l'acqua che va in giro per il rotolone arrugginisce tutto. Poi è sorto un altro problema: il motore va su e giù di giri, cala e poi aumenta fino a spegnersi, perché c'è la sicurezza della pressione della pompa. E non so cosa sia, non so se sia questione di filtri, se il serbatoio, gli strati del serbatoio siano tappati e di conseguenza non riesce a aspirare aria, magari aspira troppa aria perché c'è qualche tubettino rotto, non lo so. Comunque sta di fatto che adesso abbiamo quasi finito con il premistoppa, con la guarnizione della pompa, e dobbiamo appunto verificare questa cosa del serbatoio, comunque del circuito d'alimentazione. Andremo per esclusione, vedremo tutti gli sfiati, tutte le cose più banali, lo proveremo, e mi sa, adesso non voglio dire nulla, ma mi sa che se ha ancora dei problemi è qualcosa di più grave, tipo non so, la pompa di iniezione, gli iniettori, qualche gommino della pompa, non lo so. Staremo a vedere, comunque vi aggiornerò, ma non preoccupatevi, anche se mi dispiace perché ve l'avevo quasi promesso, l'ho detto al 95% di probabilità. Comunque ragazzi, ci saranno molte occasioni quest'estate. Magari sono fortunato, siamo tutti fortunati e piove tanto.
magari bisogna utilizzare il rotolone tutta estate, di conseguenza ci saranno molte occasioni per poterlo utilizzare e soprattutto si potranno fare dei video anche in notturna, che non sarebbe una brutta idea, magari un video in diurno e un video in notturno, ma insomma dai, vedremo. Ecco qua ragazzi, una bella ripresa all'esterno, da come potete vedere è un bel gettino con un boccaglio del 40. Dovete capire che non fa 200 metri. Uno direbbe ma con un 8R deve fare 2 km di getto. No, con un boccaglio del genere capite che anche se sono solo tra virgolette 60-70 metri c'è una bella precipitazione, ecco, e vedete appunto come agisce il rompigetto. Adesso fra un po' lo vedete, ecco, vedete che si fa più polvere, eh? Attenzione, ecco, adesso va indietro, poi va avanti ancora e lo rompe così appunto, e vedete che è più o meno rotto. Molto, abbastanza semplice. Lo so che magari qualche cosa in questo video è stata un po' complicata, però almeno vi ho spiegato tutto nel dettaglio. Dai, ritorniamo in cabina. Ok, 40 minuti passati, noi spegniamo. Perfetto, anche perché ragazzi, come potete vedere, c'è già un po' di pozzanghera. Diciamo che quando si arriva in questa situazione bisogna smettere. Anche se c'è il rompigetto, purtroppo è normale che il getto innaffi molto di più in punta, però capite che è già un buon risultato riuscire ad annaffiare un po' anche qua sotto. Bene, allora tiriamo sulla pompa. Mi raccomando sempre la PTO spenta, perché sennò appunto si disinnesca. Ok, tiriamo su. Terzo punto. Ci spostiamo di circa 50-60 metri per volta, magari anche 45, insomma. Diciamo che col getto, con la passata dopo, bisogna riuscire a prendere bene quell'arco che si è fatto intorno per il campo. Insomma ragazzi, c'è da passare via un bel po' di tempo. È così, purtroppo. Però insomma, in una giornata e mezza si riescono a fare tutte le capezzagne. Devo farlo su questo stradone, sullo stradone che c'è là in fondo, sugli appezzamenti sia da una parte che dall'altra lunghi 1 chilometro, là dove ho la cava, insomma ci sono un po' di postazioni da fare. Perfetto, mandiamo giù tutto il sollevatore in modo che i due piedi d'appoggio siano ben piantati e che ci sia il meno spostamento possibile. Allora, abbassiamo il pescante, perfetto, e si può iniziare, e appunto dovremo arrivare senza problemi all'arco precedente e irrigare a perfezione, anzi lo superiamo addirittura. Poi oltretutto, piccolo trucco, se il lavoro è abbastanza stressante, vi state annoiando, molto semplice, sono le 18:32, dovete stare qua 40 minuti, andate in impostazioni del display, poi impostazioni ora, e qua mettete 19:10. Lo sto scherzando ragazzi, ci mancherebbe, la cagata dovevo dirla. Dai, io spero che il video vi sia piaciuto, ci saranno altre occasioni sicuramente per vedere questa lavorazione, magari il microfono si sarà sentito in certe parti un po' poco, dovrò alzarlo in montaggio perché girandomi purtroppo non capta alla perfezione, però ci saranno altre occasioni magari più interessanti. Fatemi sapere se l'idea di mettere lì una telecamera o comunque il telefono e fare una diretta su Instagram o su YouTube, o fare un video appunto dove rispondo a delle domande qua sul trattore mentre faccio questa lavorazione, a me sembra il momento ideale per poterlo fare, perché
D'altronde, si è fermi, ci sono poche cose da controllare, ve l'ho già detto. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero di essere stato chiaro nelle spiegazioni, aver fatto un buon lavoro come al solito. Niente, io vi mando un caro saluto, vi invito ad iscrivervi al canale e a seguirmi su Instagram e ci vediamo nel prossimo Trator Vlog.